Ben ritrovati con l'appuntamento mattutino a colazione. Ospite di questa mattina il vice sindaco di Ancarano, Simone Marchetti, con cui ci faremo una bella chiacchierata perché parleremo di Ancarano, un borgo di 1800 anime che riesce a mettere in piedi una serie di iniziative di intrattenimento legate in modo particolare alla gastronomia, all'enogastronomia del territorio, poi la zona della Val Vibrata, quindi pensiamo anche alla zona di Torano, tutta quella vallata lì offre dei vigneti fantastici e una produzione di vini eccezionale sia di Montepulciano sia di Trebbiano, insomma tutto ciò che ha a che fare con l'Abruzzo e il nostro territorio. Buongiorno e ben trovato, questo è il primo appuntamento, la prima chiacchierata che ci faremo e spero ovviamente ci daremo del tu di ritrovarti ospite tra qualche settimana, un po' più in là per fare un po' il punto della situazione su Ancarano. Allora, Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Ancarano, che territorio è? Allora, Ancarano è un territorio ricco, come hai detto tu, mi collego alla tua descrizione, insomma, di collinare, ricco di, insomma, aziende agricole, quindi vigneti. Allevamenti, insomma, che possono offrire tanto a Voi livello. proponete, tra l'altro partirà proprio il 31 di luglio, andrà avanti per tutta la settimana, quasi tutta la settimana, perché si parte mercoledì 31 e poi si arriverà domenica 4 agosto, la sagra del coniglio, no? Coniglio che è un piatto, diciamo, una carne prelibata, 35 edizioni. Sì, una sagra storica, siamo arrivati alla 35ª edizione, questo grazie al lavoro di tutti i volontari e al lavoro della Proloco, che ne approfitto per ringraziare il presidente Danilo Gatti, il nuovo presidente, che appena le elezioni comunali ha preso in mano la Proloco e abbiamo organizzato insieme alla Proloco e all'associazione New Ancaria, i ragazzi che ringrazio per la collaborazione. Una sagra rinnovata, diciamo, abbiamo cercato di rinnovare un po' nella gestione, Nell'organizzazione totale, nell'organizzazione insomma. Che totale. I piatti che offriamo sono il coniglio in due versioni, alla cacciatora è e. poi il piatto che più preferisco, però c'è anche un'altra preparazione del coniglio, Coniglio in porchetta, e anche io preferisco la cacciatora, Ah, diciamo, con beh. peperoni e olive. E poi c'è anche il piatto tipico, diciamo, ancaranese, rigatoni all'ancaranese con un sugo, diciamo, tramandato, una ricetta segreta dalle cuoche del paese. Essendo segreto, ovviamente nessuno sa come viene preparato, a parte le massaie di Ancarano. No, voi riuscite con questi eventi, poi parleremo anche di altre iniziative perché ce ne sono tante legate anche alla festa patronale che è in programma la prossima settimana. Voi riuscite con questi eventi a portare i turisti, i costieri, diciamo così, all'interno di questo borgo? Sì, diciamo che la sagra è molto apprezzata dai turisti, nel periodo estivo salgono ad Ancarano e raggiungono il nostro borgo anche per vedere, insomma, la bellezza del piccolo borgo e apprezzano molto. Io ho partecipato sempre, dato una mano come volevo, ho visto, insomma, la presenza dei turisti, anche stranieri, alla sagra. Questo conferma, insomma, che l'enogastronomia italiana in generale è un fiore all'occhiello e che viene apprezzata appunto dai turisti, soprattutto stranieri. Insomma, noi italiani conosciamo benissimo le bontà dei nostri piatti. Quanto è importante riuscire per un borgo di 1800 anime, dicevamo appunto, quanto è importante riuscire ad organizzare questi eventi e portare tanta gente in estate all'interno del centro storico, perché poi Ancarano ha anche la sua bellezza storica, no? Sì, è molto. Allora, è difficile, diciamo, attrarre i turisti nella zona costiera perché li dobbiamo portare all'interno. Però con le varie proposte cerchiamo di attrarre maggiormente più Più turisti, gente. più gente possibile. E allora si parte comunque domani, perché domani sera c'è un appuntamento alle ore 19 a Periviale, Sì. quindi lungo la zona dei Tigli di Ancarano verrà organizzato questo
aperitivo, apericena, musica, artisti di strada, quindi un modo particolare, interessante anche di dare vitalità ad Ancarano, no? Sì. Un evento nuovo, diciamo, è il primo evento che facciamo, la Periviale Sottediglia, abbiamo pensato a questo nuovo format. Le altre cose avete coinvolto i commercianti, perché sì, diventa fondamentale, sì, la collaborazione. È stata anche l'iniziativa dei commercianti, sulla loro iniziativa. E abbiamo un viale pieno, diciamo, di tigli, quindi abbiamo preso questo nome e vogliamo cercare di farlo diventare un brand, diciamo. E in collaborazione con le attività commerciali, abbiamo deciso di chiudere il viale e lasciare ad ogni attività di fare la propria proposta, diciamo, enogastronomica, chiamiamola culinaria, di musica. E a queste attività abbiamo contrapposto, diciamo, tre postazioni che verranno occupate dagli artisti di strada, tre artisti di strada che faranno due spettacoli a testa per famiglie, bambini. Parliamo di spettacoli di giocoleria, di comicità, e quindi. Ma tutto è stato organizzato in maniera particolare, perché poi vedo che sono state allestite delle postazioni, verranno allestite delle postazioni, ognuna delle quali garantirà qualcosa. Penso ad esempio a postazione numero 2, i sapori della terra, mazzarelle, poi stinco di maiale, bomboloni, maritozzi e il caffè, graffè. Sì, che cosa sarebbe? È un dolce particolare. Sì. Poi abbiamo anche il punto organizzato dalla cantina Illuminati, se non vado errato. Non ha a che fare con la cantina, però porchetta, formaggio fritto, olive alla scolana, patatine fritte. Sì, prodotti tipici. Prodotti tipici, sì, di quella zona, diciamo, a confine con Ascoli, quindi l'influenza delle olive ascolane mi pare inevitabile. E poi vari spettacoli alle 21.15, alle 22.30, alle 22, insomma, spettacoli che si ripetono. E avete anche tenuto conto del fatto di garantire i parcheggi a chi viene ad Ancarano? Sì, abbiamo due punti, diciamo, principali, che sono accanto al viale, nella zona delle poste, e parcheggio degli impianti sportivi, dei nostri impianti sportivi, che sono molto grandi, diciamo, un bel centro sportivo, e ci sono abbastanza parcheggi. E poi speriamo di averne tanti, tanti ospiti. Diciamo di occuparli tutti. E poi c'è anche la possibilità di vedere l'organizzazione, comunque come raggiungere Ancarano, attraverso un QR code, no? Sì. Non avete lasciato nulla al caso? No, abbiamo cercato di curare ogni minimo dettaglio, quindi abbiamo fatto anche una mappa, quindi abbiamo pubblicizzato sui social, quindi è visibile a tutti, e abbiamo fatto anche un po' di volantinaggio, cercando di far vivere al meglio questo evento, di far conoscere questo evento a tutti i turisti. Della Sagra del Coniglio abbiamo parlato, però torneremo anche più tardi. Voglio affrontare subito il tema. 35esima edizione, c'è stato uno stop durante il Covid. Sì, c'è stato lo stop inevitabile, che ha un po' condizionato tutti gli eventi a livello nazionale. Insomma, la pandemia ha creato non pochi problemi. Quanto coniglio si consuma durante questa sagra? Perché sono diversi i giorni. Sì, sono, diciamo, abbastanza. Consumiamo circa 200 porzioni a serata. 200 porzioni a serata di coniglio? Sì. Tra in porchetta e alla cacciatora. Sì, sì. È un piatto che va a ruba, diciamo, perché diciamo anche nella zona un po', cioè, è l'unico, insomma, che c'è. Coniglio, carne delicata, carne che appartiene alla fascia bianca. Delle carni bianche, sì, tra l'altro dai valori nutrizionali anche importanti. Poi comunque, prima ancora, lo ricordiamo, parte lunedì la festa, quindi tutto abbinato anche ai festeggiamenti di San Simplicio Martire. Sì, no? Di perché solito gli altri anni l'ultima serata della sagra coincideva con la festa del patrono. Quest'anno abbiamo deciso un po' di allungare, cioè di posticipare la data. La data della sagra è anticipata, diciamo che con la festa patronale, dunque si dà il via ai festeggiamenti e ci rientrano appunto queste iniziative, mentre la periviale inizierà, come dicevamo, venerdì, in questo fine settimana. Ancarano, tu hai, Simone, la delega anche allo sport, l'amministrazione comunale
di Ancarano è composta dal sindaco e da due assessori, no? Sì. Quindi voi collaborate per raggiungere determinati obiettivi. Gli impegni, nonostante il comune sia piccolo, comunque sono importanti. Tanti. Delega allo sport, tu poco fa a microfoni spenti mi dicevi che Ancarano riparte dalla terza categoria. Io ricordo che anni fa aveva avuto una squadra, credo che avesse fatto anche la prima categoria, se non vado La errato, seconda, la seconda. siamo arrivati in Comunque, seconda. sì. Poi è finito, diciamo così, il calcio ad Ancarano, si riparte però quest'anno Sì. con la matricola, una nuova matricola di iscrizione. Sì, una nuova matricola e grazie all'impegno di tanti ragazzi ancaranesi che si sono impegnati per far ripartire questa realtà che una volta era, insomma, abbastanza seguita. Beh, le squadre di paese sono sempre, sempre seguite, sono il momento di svago sia per i giovani che giocano in queste squadre, sia per la gente del paese che la domenica va al campo a vedersi la partita della squadra del territorio. E dopo circa 8 anni sono riusciti, diciamo, a formare una società e adesso ripartiamo, quindi ne approfitto per fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi. So che anche molti ragazzi del paese giocheranno nella squadra, quindi è un motivo di orgoglio. Inoltre abbiamo anche una squadra di calcio a 5 ad Ancarano, Real Ancaria, da molti anni, dal sì, 2005, sì. Che anche quest'anno è nastri di partenza del campionato di Serie C2 del girone delle Marche. Come mai Marc? Nelle Marche perché abbiamo preferito sempre per motivi vicinanza al di territorio. trasferta, ah, di più vicino, diciamo, al versante ascolano. Meno quindi spese da affrontare. Esatto. Sì. Invece Abruzzese dovremmo andare verso l'Aquilano. Un po' come accade per il campionato di eccellenza appunto in Abruzzo, dove le squadre della parte sud, sud-ovest, sono inserite nel raggruppamento di eccellenza del Molise. Penso al Castel di Sangro, ad esempio, che non disputa il campionato di eccellenza appunto abruzzese, ma quello molisano, per scelta ovviamente anche di vicinanza con, sì, il territorio, altrimenti le trasferte sarebbero molto più impegnative. Per società piccole, insomma, risparmiare diventa fondamentale, garantire anche la prosecuzione della stagione e della storia calcistica del club. Voi siete, diciamo, a due passi anche da Sant'Egidio alla Vibrata, no? Il territorio vibratiano, soprattutto Sant'Egidio, conta diverse squadre. Pensiamo, tu conosci bene la realtà della Sant'Egidiese, sì, il Favale, insomma, poi c'è stata l'altra squadra, Villa Mattoni, che giocava sullo stesso campo del Favale, la Sant'Egidiese, dicevamo, realtà piuttosto dinamiche da quelle parti. Sì, diciamo che lo sport nella Val Vibrata, diciamo, è abbastanza sentito, soprattutto a Sant'Egidio è vivo. Io ho collaborato fino all'anno scorso con la società ormai per 6 anni, quindi al settore giovanile, anche come segretario e come allenatore dei piccoli amici, un po' tutto, quindi del preparatore. Factotum. No, ho aiutato, diciamo. Hai contribuito ad abbattere i costi, no? Ricoprendo più ruoli. E diciamo che la passione è tanta a Sant'Egidio, sì, la sì, passione è tantissima. Beh, lì c'è una tifoseria pure a livello piuttosto proprio calda. Sì, giornaliero proprio il calcio, quindi lo vivono bene. E quest'anno mi fa piacere che ripartono. Il campionato di promozione, perché oggi probabilmente verrà scritta la parola fine sull'eventuale ripescaggio del Giulianova in Serie D. La vicenda Olbia lascia più di un dubbio, però insomma attendiamo l'ufficialità. La Sant'Egidiese che ripartirebbe, anzi attualmente nel campionato di promozione con le Teramane e le Aquilane, e viene indicata quale squadra, se non dovesse esserci chiaramente il ripescaggio in eccellenza, quale squadra per vincere, no, questo girone, tenuto conto di quello che sta facendo la nuova società, perché adesso abbiamo una parentesi un po' più sportiva, è stato chiamato il mister Luciano Cerasi lo scorso anno sulla panchina di Giulianova, conosce bene il settore giovanile, ha lavorato con l'Ascoli, poi sono stati contattati giocatori che fino a qualche tempo fa hanno indossato la maglia di Giulianova, pensiamo a Francesco Di Paolo, Maffione, Mattia Cerasi, insomma tanti elementi che vanno a impreziosire la realtà vibratiana della Sant'Egidiese,
che ha come obiettivo quello di tornare al campionato di eccellenza se dovesse disputare la promozione, o addirittura ben figurare se dovesse essere ripescato in eccellenza. Non so se sei d'accordo. Sì, una bella, vabbè, sicuramente nomi importanti, e credo stiano allestendo una bella rosa competitiva. Soprattutto dal canto mio era, cioè, insomma, non perdere, diciamo, il settore giovanile, giovanile che contava più di 300 tesserati tra ragazzi, proprio dai piccoli amici alla juniores. E negli ultimi anni avevamo raggiunto anche, diciamo, tutte le i riconoscimenti possibili, quindi eravamo diventati scuola calcio di terzo livello, di d'élite, quindi importante era non perdere questo riconoscimento. Questa realtà, questo bacino. A livello sociale anche. Tra le altre cose, a livello provinciale, il settore giovanile della Sant'Egidiese ha anche vinto i propri campionati. Io ricordo qualche anno fa, se non vado errato, quando c'era la lotta con il Cologna, vinse il titolo approdando, credo, la fase regionale al campionato regionale. Sì, juniores, giovanissimi allievi, abbiamo fatto tutto campionati regionali l'anno scorso, quindi abbastanza competitivo anche come trasferta, è stato abbastanza impegnativo il campionato, i campionati. Ancarano invece, per quanto riguarda, abbiamo detto, si riparte dalla terza categoria, voi avete mai pensato di poter organizzare anche un piccolo settore giovanile? Allora, il settore giovanile è difficilissimo, perché diciamo i ragazzi vanno a Sant'Egidio, quindi abbiamo Sant'Egidio, Sant'Omero vicino, quindi sono scuole calcio importanti. Tanti anni fa c'era una scuola calcio quando anche io ero piccolo e poi dopo ovviamente è scemata. E allora abbiamo ancora qualche minuto per chiacchierare, torniamo ad Ancarano. Voi qual è la rivalità che avvertite di più, no? Parliamo di calcio dilettantistico proprio, no? Di terza categoria, però io ricordo due stagioni fa, ad esempio, in terza categoria c'era una rivalità straordinaria tra il Bellante e il Nereto, che sono giocati il titolo per accedere alla categoria superiore. Voi invece qual è la rivalità che avvertite di più? Beh, diciamo, c'è stata sempre questa rivalità con Sant'Egidio, quindi con le squadre, diciamo, di Sant'Egidio limitrofe, diciamo, proprio anche, vabbè, anche Nereto, c'è stata sempre questa rivalità. Questa passione questa piuttosto verde. Accesa. Ancarano adesso, no? Parliamo, ti chiedo alcune cose, la qualità anche del tuo ruolo di vice sindaco. Cosa manca ad Ancarano? Intanto come sono sistemate le strade, quali sono le strutture che meriterebbe avere questo piccolo comune vibratiano? Allora, diciamo che come piccolo comune siamo abbastanza, diciamo, abbastanza forniti, diciamo, abbiamo un auditorium, abbiamo gli impianti sportivi che contano un palazzetto dello sport, campo di calcio ad 11, e campo da tennis, campi da paddle. Che... Campo di calcio in erba sintetica? No, in erba naturale, che abbiamo rifatto l'anno scorso, abbiamo appena completato con i lavori di manutenzione grazie a un contributo regionale. E stiamo affidando la gestione attraverso un bando per garantire, diciamo, la gestione più... E anche la manutenzione costante. E quindi diciamo che siamo abbastanza messi bene. Quindi le strade, abbiamo fatto lavori importanti adesso, ecco, l'anno prima delle votazioni, asfalti... Abbiamo aggiustato un po' tutte le strade. Con il PNRR comunali. Avete ottenuto fondi per realizzare opere, diciamo, un po' più consistenti? Sì, diciamo, quello degli impianti sportivi faceva parte della linea del PNRR. Adesso abbiamo presentato anche altri progetti che riguardano anche un po' la ricostruzione del centro storico, perché era stato danneggiato dal sisma, dai due sisma, dal 2009 e 2016, quindi ha tenuto, infatti nel periodo del sisma la Sagra si è spostata presso gli impianti sportivi, dove abbiamo un grande piazzale, e adesso l'abbiamo riportato da qualche anno nel centro storico, che stiamo, diciamo, attenzionando. Abbiamo riaperto alcune strade, abbiamo dei parchi giochi, abbiamo rinnovato dei parchi giochi, quindi... Si è spopolato il borgo negli ultimi anni? Il centro storico, sì, diciamo che come tutti i piccoli borghi, diciamo, stanno...
vivendo questo spopolamento. Noi attraverso delle azioni degli sconti fiscali, cerchiamo di riportare le persone al centro storico e speriamo di Ci sono ripopolarlo. stati comuni che hanno in pratica organizzato delle iniziative a vantaggio dei cittadini, sconti o comunque anche vantaggi economici per ristrutturare case magari abbandonate. No, c'è questa esigenza anche ad Ancrano? Sì, noi nel nostro programma elettorale cercheremo di, insomma, l'idea di un borgo diffuso, quindi di fare un borgo diffuso, quindi di concedere ai privati cittadini di offrire la loro abitazione di ristrutturare per il turismo, Sì. insomma, per i turisti, quindi cercarlo di ripopolare. Ma ci sono tanti turisti stranieri soprattutto che hanno approfittato di queste occasioni che si sono create, penso anche a Montepagano qui alle nostre spalle, visto che siamo a Roseto, dove ci sono stati olandesi e svedesi, anche a Colonia Paese, che hanno acquistato delle case che ormai cadevano a pezzi e hanno investito, hanno pagato davvero pochissimo, però Poco. hanno poi investito, ristrutturato e queste case sono diventate le loro dimore per trascorrere le vacanze. Questa è un'occasione secondo me importante anche per mantenere vivo il borgo. L'unica cosa che a mio avviso andrebbero fatte iniziative che consentano ai cittadini di restare, quindi i cittadini non di privarsi della propria abitazione, ma di restare nel borgo antico, perché poi d'inverno si Per rischia tutto di l'anno. per tutto l'anno, esatto, altrimenti si rischia di vivere un borgo dormitorio quasi, insomma, svuotato. Ecco perché, insomma, andrebbero studiate delle strategie in questo senso. Devo dire che Ancarano, Controguerra, Colonnella, questi centri storici vibratiani hanno un comune denominatore, la bellezza proprio del borgo, la stessa caratteristica, del resto la storia ci consegna questa porzione del territorio, così come un po' tutto l'Abruzzo al Regno Borbonico, no? Qui è stata fatta la storia dal Regno Borbonico, le cui tracce sono assolutamente evidenti e sono rappresentate in qualche maniera, oltre che dai borghi antichi, da Civitella del Tronto con la sua fortezza. Sì, bellissima la fortezza sicuramente, L'ultimo punto di bastione. sì. Sì, un territorio diciamo vasto che accoglie insomma tutto un panorama, noi abbiamo anche un belvedere da dove si Sì. può osservare diciamo il panorama, diciamo, più il versante ascolano Sì. sul lato del belvedere, tre porte d'ingresso al centro storico, Porta da Monte, Porta da Mare, dove anche a Porta da Mare si vede il panorama diciamo del mare, A insomma. che altitudine si trova Su Ancara? circa 300 metri. Ah, quasi poco più basso di Atri, che se non vado errato è intorno ai 430 metri, quindi più o meno anche come Silvi, poi abbiamo Montepagano, insomma davvero interessante. E allora, siamo alle battute finali, mancano un paio di minuti se Fabio Fedeli me lo conferma. Vi ricordo gli appuntamenti da non perdere perché vi consiglio di andare ad Ancarano, oltre che a visitare questo borgo antico anche per apprezzare la sagra del coniglio. Il coniglio, chi ama il coniglio? Purtroppo non tutti amano È la carne del coniglio. particolare. Io sono uno di quelli che ama la carne del coniglio, di coniglio. Allora, si parte domani sera con Aperi Viale. Eccoci qua, il Viale dei Tigli con i negozianti, con i commercianti, non i negozianti, i commercianti che hanno messo a disposizione alcune prelibatezze, organizzeranno sul posto appunto questi aperitivi, cenati per intrattenere le persone, i turisti, ci saranno anche degli spettacoli con artisti di strada, parliamo di Otto Panzer Show. Poi Unnico e Pallotto Pallotto, che Sì. Sì, sarebbe poi un pagliaccio se vogliamo, no? Che diciamo acrobata. esatto, un po' tutto, circense, attività circensi. Poi 35esima sagra del coniglio italiano, ecco qua, vi mostro il manifesto, centro storico di Ancarano, si parte il 31 di luglio per terminare domenica 4 agosto, tra l'altro le previsioni danno tempo Sì, per buono per adesso e poi adesso tutto bisogna buono. sempre accertare, ma prima ancora, prima della saga del coniglio,
la festa patronale, il San Simplicio Martire. Ecco qua il programma parte lunedì alle 19 con la visita dell'associazione musicale Complesso Bandistico, quindi città di Ancarano. È vero, Ancarano, sì. Scusami, voglio aprire una parentesi, Ancarano ha anche un complesso bandistico. Bandistico, che è vanto per, la nostra, esatto, per il nostro paese. Infatti ringrazio il presidente Evaristo Alessandrini, che porta in tutta la regione, anche fuori regione, insomma, il nostro nome, il nostro marchio. Sì, perché urbano. Poi il complesso di Ancarano, il complesso bandistico di Ancarano, lo vediamo nelle feste patronali, sì, di altri paesi, sì, no? Di altre, sì, 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 città. Diciamo che nel nostro territorio provinciale i complessi bandistici importanti erano quelli di Ancarano, sono, perché esiste ancora quello di Ancarano, c'era Mociano, sì, c'era Mociano, e poi c'era anche Bellante, se non, sì, vado errato, no? Sì, 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 e Montepagano, anche Montepagano aveva un complesso bandistico, però credo che quelli che sono rimasti non sono tutti, non sono tanti, ma Ancarano continua ancora a fare la storia sotto questo come aspetto. No, come no, l'attività continua anche con la scuola di musica, e per, diciamo, per il 29, per San Simplicio, è stato organizzato anche un raduno di bande, con quella di San Benedetto e quella di Arpignano e Stronzi, sì, sì, anche saranno presenti le maggiorette, quindi sarà una sfilata lungo le vie del paese e concerto di tutte e tre le bande. Alle 21 il, sì, raduno, il terzo raduno tra l'altro, perché lo avete già organizzato, sì, in precedenti occasioni, e poi ci sarà il concerto in piazza. Concerto di tutte le bande in piazza, e speriamo che venga molta gente. Grazie Simone Marchetti, il vice sindaco del comune di Ancarano. Insomma, vi abbiamo dato un'infarinata su tutto quello che verrà organizzato nei prossimi giorni, a partire da domani, appunto nel Borgo Antico Vibratiano. Ho già detto, insomma, da quelle parti ci sono dei borghi che meritano di essere visitati, apprezzati, non a caso organizzate assieme agli altri comuni queste iniziative che portano gente dalla costa verso l'interno, verso l'Interland, perché davvero merita, e poi l'aria è sicuramente più fresca rispetto, sì, alla costa, no? Sicuramente, cioè, fa più sicuramente. Grazie, ti auguro una buona giornata. Grazie a te Lino, grazie. Ringrazio a voi. Fabio Fedeli alla camera, Giancarlo Rapagnà in regia, vi ricordo l'informazione oggi alle 14 con il J News, e non mi resta che augurarvi chiaramente una buona giornata. Arrivederci.